Buongiorno e benvenuti alla presentazione della laurea magistrale in storia dal Medioevo all'età contemporanea. Sono Simon Levi-Sullam, insegno storia contemporanea qui al Dipartimento di Studi Umanistici e coordino i corsi di studio triennale e magistrale in storia di Ca' Foscari. Con me c'è il dottor Ugo De Polo, che poi interverrà con una sua testimonianza, che è un neolaureato della nostra laurea magistrale e ha anche conseguito la triennale a Ca' Foscari. Vediamo se riesco. Il corso di laurea magistrale in storia del Medioevo all'età contemporanea rappresenta uno sviluppo e un approfondimento della formazione in studi storici che noi offriamo alla triennale, ma è aperto all'accesso di tutti i laureati in storia e in discipline affini che siano interessati a completare una formazione avanzata nell'ambito degli studi storici. Ci sono alcuni ambiti caratterizzanti dei nostri piani di studio che di fatto si costruiscono e approfondiscono le conoscenze di base sulla storia dei diversi periodi dal Medioevo all'età contemporanea e rappresentano un ampliatore di orizzonti generalmente geografica ma anche tematica e metodologica nella formazione storica. Ho fatto alcuni esempi che vi presento qui alcuni esempi scelti così tra i più caratterizzanti dei diversi ambiti in cui la formazione e l'offerta didattica in storia magistrale si muove. Cerca di catturare alcune delle tendenze più recenti nell'ambito sia degli studi storici, sia delle scienze sociali, delle scienze in qualche modo affine, delle scienze umane, anche delle scienze letterarie e degli strumenti che gli storici utilizzano soprattutto nella ricerca, ma in generale per affinare le capacità critiche e interpretative che formino dei cittadini in grado di entrare in diversi ambiti professionali, altro aspetto su cui poi mi soffermerò brevemente. Quindi tra le discipline caratterizzanti, insegnamenti di storia generale ed europea, che come vi dicevo vanno da un più tradizionale approccio di storia europea a una storia globale, che è non tanto una storia mondiale, ma una storia che studia l'influenza di diversi fattori economici, sociali, culturali, anche geograficamente distanti, ma complessivamente influenti su fenomeni anche di scala ridotta. Noi possiamo analizzare dei fenomeni locali come la determinazione del prezzo o una singola produzione culturale e studiarne i diversi percorsi di determinazione e i diversi fattori macro che hanno determinato questi dei cambiamenti o dei fenomeni su scala più piccola. Ma ci sono altre fasi della storia che non sono di solito affrontate in modo specifico e approfondito nella laurea triennale. Noi abbiamo ad esempio un insegnamento che attiviamo quest'anno di storia della guerra fredda, ma c'è anche un insegnamento di storia delle donne, perché la storia delle donne e di genere si è affermata ormai da alcuni decenni come un necessario approccio agli studi storici per non solo colmare la lacuna di una presenza femminile nella storia e di una soggettività femminile, ma anche per analizzare qual è lo specifico che il genere determina nell'esperienza storica, dalla corporeità alle emozioni, alla soggettività di vari tipi di genere, maschile, femminile ed altri generi che anche oggi appartengono al discorso pubblico e all'affermazione pubblica delle identità. Ci sono poi delle discipline che sono discipline con cui noi dialoghiamo, come l'antropologia, sia quella sociale che quella culturale, ma anche necessariamente la geografia e in particolare con attenzione al clima, perché il clima è uno dei temi diciamo che sono in primo piano nell'agenda pubblica, ma occorre anche studiarli in prospettiva storica, qual è stata appunto l'evoluzione delle esperienze climatiche e come
perché questo tipo di analisi è una necessaria premessa per anche interventi sul presente in quest'ambito. E infine ci sono, diciamo, delle storie che sono caratterizzate per il loro radicamento territoriale, vuoi più locale, storia veneta. Venezia è, diciamo, la capitale, è stata la capitale di una grande repubblica aristocratica. A pochi metri da qui sta l'archivio di Stato dei Frari, dove gli studiosi da tutto il mondo si recano a studiare le carte di quella centenaria esperienza, e molti dei nostri studenti, soprattutto quanti si specializzano in storia medievale moderna, ma anche alcuni ambiti della contemporaneistica, svolgono ricerche, ad esempio in particolare per la loro tesi di laurea magistrale, all'Archivio di Stato di Venezia. Ma è utile ricordare la moltiplicità di istituti culturali e di conservazione, dagli archivi, oltre a quello di Stato, ad esempio l'Archivio del Patriarcato, l'Archivio del Comune di Venezia e le biblioteche, la Marciana, la Quirin Stampale, la Fondazione Giorgio Cini, tutti dei soggetti con cui noi abbiamo anche dei rapporti istituzionali, ad esempio per tirocini, o dove i nostri studenti e noi stessi ci richiamo per le nostre ricerche. Infine, a proposito appunto di ricerche, ci sono, c'è tutto un filone di studi che riguardano gli strumenti della ricerca e i luoghi della ricerca. Noi abbiamo un corso di storia delle biblioteche, perché gli spazi in cui ci muoviamo per fare ricerca devono essere anche storicizzati, hanno una loro stratificazione e una loro vicenda di trasformazione istituzionale, culturale, e sono cenacoli di cultura e anche luoghi di lettura individuale, ma anche la storia della lettura si è evoluta nel tempo, e si è evoluta la storia dei luoghi dove la lettura avviene. D'altra parte, questa evoluzione ha prodotto, ad esempio, il fatto che non è possibile lavorare in una biblioteca oggi senza delle competenze biblioteconomiche in ambito digitale, cioè ogni biblioteca è ormai gestita anche digitalmente, sia per la distribuzione di materiali e non solo per, come è stato a lungo negli ultimi decenni, per la classificazione, l'ordinamento e il reperimento di questi materiali, anche per il cosiddetto delivery di materiali digitali, e in generale le istituzioni culturali richiedono delle competenze digitali che noi offriamo anche attraverso il nostro Center for Digital and Public Humanities, che è un luogo di ricerca e anche di insegnamento, con una laurea magistrale parallela, ma anche con seminari e corsi che sono accessibili attraverso il nostro corso di laurea, per la gestione della ricerca e anche della comunicazione dei risultati della ricerca attraverso strumenti digitali, ad esempio attraverso la cosiddetta public history, che è un ambito che si è affermato negli ultimi anni, cioè quelle tecniche che riguardano la comunicazione in pubblico della ricerca e più in generale del racconto della storia delle comunità, ad esempio all'interno dei musei, nelle biblioteche, attraverso associazioni culturali, attraverso anche rievocazioni, attraverso una comunicazione che non è solo di tipo accademico, ma è anche di tipo divulgativo, in cui rientrano ad esempio i ormai molto diffusi festival di storia. A questi temi è dedicato ad esempio un laboratorio di public history, ma noi abbiamo, ed è caratteristica del nostro corso di laurea, diversi laboratori: quello di scrittura storica, che introduce e, diciamo, affina le capacità degli studenti a scrivere innanzitutto le loro tesi di laurea, ma anche recensioni, schede, farlo secondo criteri accademici, per cui appunto si insegna come vanno citati i documenti e come ci si riferisce a libri, articoli, e in generale come possa essere sperimentate diverse forme di scrittura, in cui la scrittura è sia una forma di ricerca che una forma di comunicazione accademica, ma non solo. C'è poi il laboratorio di didattica della storia, che riguarda la formazione di chi andrà a insegnare storia nelle scuole, che è una delle destinazioni principali dei nostri laureati in storia, non è l'unica. Bisogna anche dire che la laurea in storia
è sufficiente per alcuni ambiti di insegnamento, storia e filosofia, ma che bisogna poi integrare con alcuni altri esami che sono richiesti da indicazione ministeriale per accedere a un posto fisso nella scuola e ai concorsi che conducono a una cattedra. Ma ci sono appunto delle tecniche per l'insegnamento della storia nella scuola, delle procedure didattiche, dei metodi di approfondimento, delle modalità di costruzione di unità didattiche. Poi per chi invece punta all'accademia, ma più in generale chi vuole, come è necessario in un percorso magistrale, affinare le proprie capacità di ricerca appunto in ambito storico, un laboratorio di metodologia della ricerca, come procede la ricerca, attraverso quali domande, quali procedure, quali luoghi, appunto archivi, biblioteche, ma anche incontri con testimoni per il filone della storia orale. E a questo proposito devo ricordare il fatto che quest'anno noi abbiamo creato si inaugura quest'anno un laboratorio di audiodocumenti che con degli specialisti di storia orale ci introduce all'utilizzo delle testimonianze orali, alla registrazione di queste testimonianze e soprattutto infine alla costruzione di forme di comunicazione basate su queste testimonianze, audio documentari, podcast e strumenti affini che consentano di appunto comunicare i risultati della ricerca, ma anche divulgare la storia, la grande storia, attraverso testimonianze di singoli individui, uomini, donne, che gli studenti all'interno di questo laboratorio possono realizzare ed imparare a realizzare con i nostri docenti. Un cenno finale a alcuni possibili sbocchi professionali, prima di dare la parola a Ugo De Polo. Le scuole, lo dicevo, sono una delle destinazioni primarie, ma anche i luoghi di conservazione della documentazione storica di diverso tipo, gli archivi, che non sono solo gli archivi pubblici, gli archivi di Stato o di istituzioni come appunto il Comune, il Patriarcato, per citare quelli veneziani, ma possono essere anche, sono sempre più archivi anche di enti privati, ad esempio di associazioni, di fondazioni, oppure di aziende che, se hanno dimensioni consistenti e una memoria storica che vogliono preservare, abbisognano di archivisti. Anche qui, accanto alla laurea magistrale, occorre generalmente un'ulteriore formazione che è quella delle scuole di archivistica. Quindi la laurea magistrale è un punto di arrivo ed è anche una tappa di un percorso che prosegue. Non ho citato i musei, ma appunto il public historian oggi opera spesso nei musei e i musei si servono di narratori che siano competenti in storia. E a proposito di tappe verso un percorso più lungo, ci sono i dottorati di ricerca, ce n'è uno che è un consorzio tra Padova e Venezia, che è diciamo interdisciplinare con geografia e antropologia, ma ha una forte componente storica fondativa. E poi i laureati in storia sono molto diciamo apprezzati naturalmente nell'associazionismo culturale, in organizzazioni culturali come fondazioni, nel giornalismo, sia per i media tradizionali, giornali, che per i media digitali, e in questo appunto alcuni degli insegnamenti a componente anche digitale sono particolarmente utili, tra cui questo laboratorio che vi citavo. E infine l'editoria, che è una possibile destinazione in cui i nostri laureati possono diciamo candidarsi a figure e ruoli come innanzitutto quello di redattore, ma poi anche quello di editor, direttore di collane. E spesso gli storici sono apprezzati non solo in ambito strettamente diciamo accademico e scientifico, ma anche in ambito divulgativo e nella saggistica, ma talora anche nella narrativa. E quindi questo è un percorso diciamo che consente di affinare una serie di capacità critiche, di capacità interpretative, di lettura del passato, una lettura del passato che si rivolge però sempre ed è diciamo la premessa ad un tentativo di analisi del presente, che sia nelle scuole, nelle associazioni culturali, nel giornalismo o nel mondo dell'editoria. A questo punto cedo la parola al dottor De Polo e poi se ci sono delle vostre domande saranno benvenute. Prego. Buongiorno a tutte e tutti.
Grazie mille per essere qui, grazie mille al professor Sulla. E come è stato anticipato poco fa, qualche settimana fa ho terminato il mio 5º anno e mezzo in realtà qui a Venezia, a Ca' Foscari, e quindi tirando un pochino le somme e un bilancio finale della mia esperienza qui, posso affermare di essere stato molto contento degli anni passati. In particolare il passaggio tra la triennale e la magistrale è stato quello più complesso, sia per capire quale fosse la strada più giusta da percorrere, sia perché da un certo punto di vista l'idea di rimanere in una stessa città anche per gli anni successivi mi aveva fatto molto riflettere, anche per il pericolo, tra virgolette, di ripetere corsi già effettuati. Nella realtà poi, con la scelta di rimanere qui a Venezia, questo non è per nulla capitato, perché come è emerso benissimo da questa presentazione, si tratta di un corso di laurea magistrale, quello in storia del Medioevo e l'età contemporanea, che risulta essere costantemente, mi viene da dire, all'avanguardia, nel senso che è capace di ascoltare quelle che sono le esigenze degli studenti per inserire nuovi corsi e nuove attività laboratoriali. Quando ho iniziato io 2 anni fa non esisteva un corso di storia della guerra fredda, i laboratori erano 3, mentre ora sono arrivati a 5, quindi un primo punto che mi sento di sottolineare riguardo a questo corso di laurea è il contatto diretto con i docenti, sia a livello di lezioni, con un approccio soprattutto seminariale, e quindi non più una semplice lezione frontale, ma che cerca di avere un dialogo costante e stimolante, sia al di fuori delle lezioni, per la possibilità appunto di esternare quelle che sono le problematiche che si percepiscono durante l'anno e quali magari gli ambiti di studio che si sente non coperti dall'università e che potenzialmente invece dovrebbero essere coperti. Quindi questo è un primo aspetto molto, molto importante da sottolineare. Come emerso poi sempre dalla presentazione, l'offerta formativa è molto vasta e la libertà di scelta anche all'interno del piano di studio permette di, a mio modo di vedere, concentrarsi sui campi che più sentiamo nostri, un arco cronologico che va dal Medioevo all'età contemporanea, e anche con insegnamenti che non sono scontati. Non in tutte le università, per esempio, si insegna storia orale, c'è una grande attenzione anche alla storia culturale, quindi una dimensione che non è esclusivamente di storia politica ed evenemenziale, ma anche con tagli che permettono di avere una profondità anche di analisi che mi sembra non scontata e anzi da segnalare. E all'interno appunto dei laboratori poi segnalati, la possibilità di svolgere anche una parte del proprio tirocinio tramite laboratori di didattica della storia all'interno delle scuole permette poi, a mio modo di vedere, di avere anche un primo contatto con il mondo del lavoro e capire se è poi quella la strada che intendiamo percorrere. Tra le opportunità che non sono invece segnalate, che mi sento di indicare, vi è anche la possibilità di svolgere uno o due semestri presso l'Università francese dell'Università di Grenoble, nel sud-est della Francia, vicino a Lione, all'interno di un progetto che Ca' Foscari ha instaurato con l'Università di Grenoble di doppia laurea. Si tratta di un contratto simile a quelli Erasmus o Overseas, quindi con una borsa che viene percepita dallo studente che vi è diretto dall'Università Ca' Foscari, con la possibilità anche di un'integrazione in loco, e al termine del proprio percorso formativo, oltre ad un titolo riconosciuto presso Ca' Foscari, sia anche un titolo riconosciuto presso l'Università di Grenoble. Io ho avuto l'opportunità di svolgere un semestre presso quell'università, è stato un semestre molto, molto stimolante, in primis per la possibilità di approfondire lo studio di una lingua straniera che non è l'inglese ma il francese, perché tutte le attività si svolgono in quella lingua, ma soprattutto per la possibilità di vedere come si lavora anche in ambienti non italiani e in altre università, un approccio che mi sento di dire un pochino più pratico rispetto a quello italiano, ma che è sempre proficuo da mettere a confronto. Per quanto riguarda poi un altro laboratorio importante, che è quello della metodologia della ricerca storica, come segnalato dal professor Sullam, fondamentale poi per la tesi magistrale lo spostamento in diversi archivi, dal momento che la tesi
magistrale è una tesi non più compilativa ma che richiede l'utilizzo di fonti primarie e, tramite quel laboratorio e il confronto costante con i professori è possibile indirizzare la propria ricerca e muoversi anche non soltanto all'interno di Venezia ma all'interno di altre realtà. Nel mio caso è stato possibile muovermi tra Torino, Firenze, Bologna e Roma per approfondire il campo di studio che io avevo deciso di indagare per la mia ricerca e tramite un contatto diretto con i professori e poi con gli strumenti dati anche da queste attività laboratoriali mi è stato possibile trovare quali fossero i luoghi più consoni dove trovare le fonti che mi sarebbero state utili, quindi in generale un'esperienza che vi sento vivamente di consigliarvi. Grazie, sì, Ugo ha fatto una bellissima tesi da poco discussa sulla famiglia Bergamo, la storia di una famiglia politica studiata durante il fascismo, tra fascismo e antifascismo, tra Italia e Francia, diverse generazioni di militanti politici e intellettuali di cui ha raccolto e analizzato i percorsi politici, ma anche la dimensione esistenziale, la sfera soggettiva, il confronto intergenerazionale, le dinamiche familiari, e questo anche grazie a questo scambio che gli ha fatto da ponte tra Italia e Francia, tra due mondi che poi sono stati un po' al centro della sua tesi di laurea magistrale. Quindi è un esempio molto riuscito di queste diverse, sia degli spunti venuti da Venezia che della possibilità di spostarsi oltre e fuori Venezia, che di poi ricongiungere tutti questi fattori in una ricerca davvero interessante, davvero importante. Quindi lo ringraziamo, gli facciamo i complimenti anche per questo. Grazie mille di essere intervenuti e in bocca al lupo per il vostro futuro. Speriamo di rivedervi a Venezia.